parlarvi ancora di diritto, vista la full immersion che l'avvocato collega La Torraca ci ha condotto per entrare nel caso. Volevo condividere con voi alcune riflessioni in vista di questa serata e mi sono detta che forse né io né voi siamo qui solo per ascoltare un caso, non siamo qui per caso, siamo qui perché abbiamo voglia di capire, perché abbiamo voglia di approfondire anche gli elementi giuridici, abbiamo voglia di partecipare e abbiamo voglia di condividere anche, come già è stato accennato da ultimo, tutta la parte di politica e di nostra partecipazione alla politica che un caso può suscitare. E abbiamo visto anche in questo caso come dietro un caso giuridico, dietro un caso giudiziario, si scopra tutta la forza, ma anche tutti i limiti del diritto. Si scopre come nell'applicazione delle leggi ci siano delle interpretazioni e si scopre che la fatica di affidarsi a un soggetto terzo che gestisce la giurisdizione nel nostro paese e che dovrebbe essere appunto, come si dice, caratterizzato dai principi di autonomia e di indipendenza della magistratura, ci fa spesso stare con il fiato sospeso, perché si affida il nostro futuro nelle mani di un terzo soggetto. Quindi un caso, tutto quello che ci ha rappresentato molto bene l'avvocato La Torraca, ha questo nostro impatto di cittadine, di cittadini, di persone che abitano nel nostro paese con il sistema delle leggi e il sistema giustizia. Non solo, mi è sembrato di capire anche un po' seguendo la vicenda di tutti questi mesi e mi sembra, ho pensato a voi, a tutti voi che state dietro questo elenco di ricorsi, di sentenze e una sorta di andare avanti e indietro nella vita di ciascuno, e un caso quindi diventa anche il luogo in cui si racchiudono le lotte, le fatiche, le incomprensioni, le speranze, ma forse nell'ambito di una città anche il desiderio di esistere, l'utopia di un intendersi tra soggetti differenti, in fondo l'auspicio di una convivenza serena, pacificata e che lasci l'ampio respiro della libertà. E quindi io credo che sia importante, lo è per me e spero anche per tutti voi, che il caso debba farci pronunciare con sicurezza che questo caso non riguarda una minoranza di soggetti, che questo caso non riguarda solo il grande tema della libertà religiosa, ma riguarda tutte e tutti noi come persone che fanno parte di una collettività. Già il definire il tema della libertà religiosa come una questione di minoranze già si pone su un piano di discriminazione. La libertà religiosa riguarda tutti e tutte. E quindi, sì, toccherò alcuni degli aspetti sui quali sono stata invitata, forse più nella veste di cittadina che nella veste di avvocata, quindi senza toga, ma con la passione che mi deriva anche dalla frequentazione delle norme del diritto. E quindi con voi vorrei affrontare nella lettura veloce di questi articoli questa comprensione di come alcune parole chiave che noi sentiamo nella nostra esistenza
e che fanno parte delle nostre aspirazioni, poi a volte incontrano il cosiddetto spirito delle leggi e si incarnano persino in alcune disposizioni. Chiaramente, se questa incarnazione avviene nelle leggi costitutive di una Repubblica, come per noi legge fondamentale è la Costituzione, non c'è solo un apporto di norme, ma c'è uno spirito, c'è un progetto, c'è una visione. Quindi quando si leggono gli articoli della Costituzione non ci si ricorda solo delle madri, dei padri costituenti e di quello che è uscito dall'Assemblea Costituente, ma insieme leggiamo il nostro presente, il nostro futuro, non solo il nostro passato. Le parole che quindi tratterò velocemente sono laicità, libertà, coscienza e diritti. Parto dalla laicità, perché uno dice, ma come, stiamo trattando libertà religiosa, perché parti dalla laicità? Perché il principio di laicità è proprio alla base, come diceva già Vincenzo, della libertà e anche della libertà religiosa. E su questo vorrei citare l'importantissima sentenza, insomma la tolgo ogni tanto, me la metto anch'io, del 19 aprile 1989 numero 203, che ha stabilito per la prima volta che il principio di laicità è considerato supremo e che quindi la laicità nel nostro paese diventa inviolabile, al pari di altri principi come quello noto della dignità delle persone. Secondo la Corte, il principio di laicità, quale fissato dalla nostra Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Tale laicità risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità o di ostilità rispetto alla religione o a un credo particolare, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza religiosa e civile dei cittadini. Quindi questo principio di laicità riconosciuto supremo dalla Corte si ascrive in quella concezione della laicità che non sfugge, non respinge, non tiene lontano la tematica della libertà religiosa, ma la assume, la avvolge, coniugandola, declinandola nelle forme che adesso andiamo a vedere. Questo principio di laicità, così come è stato poi in seguito interpretato, e che vedremo appunto, stabilisce che tutte le religioni sono uguali, è un principio tale che qualcuno ha affermato, e io credo che questa sia un'osservazione importante, che dentro questo principio di laicità sia la fonte della libertà di credere, ma anche in quella di non credere, e che quindi non bisognerebbe mai dimenticare che tra i nostri diritti c'è anche persino quello di essere atei o agnostici. E questa è la salvaguardia della libertà religiosa, è la salvaguardia della nostra convivenza civile, non dimentichiamo. Libertà, vado veloce. Allora, abbiamo visto questi due articoli, però ecco, dobbiamo pensare che la libertà religiosa ha la sua fonte, questi sono gli articoli già che riguardano strettamente le scelte della Costituzione, ma dobbiamo ricordare che a monte di tutti questi articoli ci sono gli articoli che garantiscono l'uguaglianza tra i soggetti, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4. E rispetto a questo discorso della libertà religiosa, del diritto di non credere, voglio aggiungere che il fatto che nell'articolo 4 della Costituzione
sia previsto il dovere di partecipare attraverso lo svolgimento di attività o funzioni al progresso materiale e spirituale della società, vuol dire che la spiritualità prevista dal Costituente è una spiritualità di grande respiro, che poi si può tradurre anche in espressioni, come vedremo, come abbiamo visto, che assumono una fede religiosa, ma riconosce in tutte le donne, in tutti gli uomini, in tutti i soggetti della nostra società un anelito che va oltre il materiale e che non caratterizza necessariamente un credo religioso, ma che fa parte della soggettività che non è solo, non è solo mente, che non è solo corpo, ma che è anche un anelito alla trascendenza, a qualcosa che va oltre, può stare nelle relazioni umane, nei vari tipi di credo. Infatti, come vedremo, se riusciamo, negli articoli si usa tantissimo questo termine di questo esercizio della libertà. Esercizio della libertà che vediamo nell'articolo 19, dove c'è l'avverbio liberamente, distingue tra il professare la propria fede religiosa, lo distingue individuale o associata, dalla pratica, cioè dal farne esercizio in privato, in pubblico, il culto. Tenete conto che qui si dice, purché non si tratti di riti contrari al buon costume, nel progetto originario della Costituzione, e questo dovrebbe far pensare un po' i giudici, era inserito anche l'ordine pubblico, che poi l'Assemblea Costituente ha eliminato. Così come nell'articolo 8, nel dibattito della Costituente, non c'era la parola tutte, c'era le altre confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, quindi c'era la cattolica e le altre, con già anche qui un criterio non dico di sudditanza, ma di apparente minor valore. Nel dibattito della Costituente è stato eliminato le altre e c'è un bel tutte, e che significa quindi una valutazione di uguaglianza, perché si dice sono ugualmente libere davanti alla legge, le tradizioni, le confessioni, i credo, poi vi dico perché uso il termine credo, che vanno oltre quello che in quel momento della storia del nostro paese, in cui il rapporto Stato-Chiesa era stato segnato da un secolo di rapporti non particolarmente facili, aveva trovato, con un dibattito ampissimo, qui i costituenti lo possono confermare, chi si occupa di diritto costituzionale, che ha riguardato gli articoli appunto 7 e 8. È stato uno dei dibattiti più forti che ha visto contrapporsi le varie correnti di ispirazione. Perché uso la parola credo? Perché, come voi ben sapete, nel nostro ordinamento giuridico, oltre alla Costituzione, oltre alla legge ordinaria, in base all'articolo 117 della Costituzione, fonte di diritto sono anche le disposizioni internazionali. E quindi ci sono delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo che incidono su questo nostro tema e che hanno quindi declinato con il loro recepimento, a volte ampliandolo, a volte creando anche delle ambiguità, il nostro tema. L'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, detta CEDU, dice che ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Qui io credo che ci sia un importante allargamento rispetto alla nostra Costituzione, perché appunto si inserisce questo
la libertà di religione.